tenuta vasta di piani e monti, solcata spesso da rivi e fonti, da Villafranca al pizzo altiere di Vallinuccia forma il podere. Somiglia a 12.000 quadrati, tutti riuniti, tutti squadrati, che 10.000 quintali ogni anno di saporosi marroni danno. E di patate il doppio ancora, ma che rimangono nella dimora. Un 20.000 di capi ovini, porci, bovini, per carne fini, di tonnellate 100 milioni di abeti, faggi, pioppi e quercioni, ma che dannate sono a restare che non han gambe per camminare. Anzi, decrepite, a terra vanno questa incombrando con molto danno. E niun le tratta perché il trasporto costa 3 volte il peso morto. E se strada fossevi quanto tesoro Vallina avrebbe di biade e d'oro. Ma non avendola in realtà è ricca e povera in quantità. Sicché Vallina, fisicamente, è pianta rustica benché avvenente. La sua bellezza risplende, brilla come da un tizio, una favilla, perché radici e vastità ha sul terreno della bontà. Ben ritrovati amici telespettatori per una nuova puntata di Rete 8 Tour Village. Oggi ci troviamo a Valle Castellana in provincia di Teramo per seguire il Festival Abruzzo dal Vivo, un evento nato per far conoscere e soprattutto promuovere i comuni che purtroppo hanno subito i danni dal terremoto. Con Giulio Giovannini, consigliere comunale di Valle Castellana. Sono importanti queste iniziative perché servono a rilanciare i territori? Sì, per noi questa iniziativa, prima cosa devo ringraziare la regione e poi anche il capofila come Crognaleto, che ci dà una mano come per le vendite, per 23 comuni colpiti dal sisma. Questo bando è mirato apposta per far, sì, per far vivere queste 23 comuni colpiti dal sisma, di cui Valle Castellana, che è un territorio quasi spopolato, oltre per quanto riguarda gli eventi sismici, ma anche per quanto riguarda i disagi che noi abbiamo su questo territorio. Io spero che questo spettacolo serva a portare proprio la Valle Castellana in modo che venga conosciuta e quindi il popolo, dopo i cittadini, possono ritornare e vedere proprio la bellezza del nostro territorio. Ci si augura che questi eventi non siano una tantum, perché bisogna promuovere affinché venga conosciuta questa parte della provincia di Teramo, che a volte, come giustamente diceva lei, ed è purtroppo è così, usa più le Marche e meno la provincia di Teramo, meno l'Abruzzo. No, noi facciamo parte dell'Abruzzo, quindi della provincia di Teramo, però è un territorio di confine, quindi delle volte ci sentiamo pure abbandonati dall'Abruzzo del Terramano, in quanto essendo territorio di confine, noi per tutto riguardo le nostre esigenze personali, cultura, divertimento e a scuola andiamo, il nostro punto di riferimento è le Marche, Ascoli, Piceno. Anche infatti in questo periodo di spopolamento dovuto al sisma, parecchi cittadini si sono trasferiti nel Piceno, la maggior parte dei cittadini sono nel Piceno, quindi è una cosa naturale, però io spero che l'Abruzzo non ci abbandoni, non solo in questo spettacolo che serve a farlo rivivere e far il popolo farlo un po' divertire in modo che dimentichi questi brutti eventi del sisma, però non è solo questo che serve degli investimenti, soprattutto sulla viabilità, sulle telecomunicazioni, che noi come telecomunicazione siamo quasi a zero, assenti per quanto riguarda la larga banda. Adesso il 6 inaugureremo tre ripetitori, sempre con soldi regionali, tramite una ditta che si chiama Eolo,
ha messo tre ponti sul nostro territorio, di cui mercoledì faremo la prima inaugurazione, sperando di allargare questi ripetitori, questi punti di comunicazione, per far sì che il popolo possa comunicare via web. Una situazione molto delicata, la cosa più importante è che quando ci sono queste iniziative si lavora tutti insieme per un unico obiettivo, cioè la riuscita dell'evento. Sì, per noi sì, diciamo, ma va di discorso l'amministrazione, tutta l'amministrazione, soprattutto il sindaco lavora per il territorio e fa di tutto per il territorio, però noi essendo comune diciamo piccoli, con poche risorse, soprattutto persone anziane, giovani pochi, quindi ci serve soprattutto supporto anche economico da parte dell'Abruzzo e da tutto il territorio diciamo abruzzese, quindi per noi ogni iniziativa viene presa con passione e amore, per far sì che questo paese rimanga in piedi e non abbia più uno spopolamento così grande, diciamo. E quindi noi lavoriamo tutti quanti insieme, uniti, per far sì, per ottenere il massimo del rendimento, per far sì che questo comune rinasca, diciamo. Una delle questioni più importanti per Valle Castellana è che sono presenti all'interno del comune tantissime frazioni, quindi a volte diventa anche difficile accontentarle tutte e stare vicino a tutte le frazioni. Noi siamo un territorio vasto, quindi abbiamo oltre 40 frazioni, quindi alcune frazioni sono proprio senza nessuna popolazione, è difficile noi come amministrazione accontentare tutte le frazioni. Noi miriamo soprattutto se c'è più popolazione, più popolata, quindi cerchiamo lì di mettere le nostre risorse, quelle poche risorse che abbiamo, e quindi non è che facciamo una questione di una frazione è meglio dell'altro e viceversa. In base lì pure alla popolazione si cerca di investire e di vedere le esigenze del popolo in quel momento, in quel territorio. Soprattutto noi ci manca, come dicevo prima, manca la viabilità, abbiamo difficoltà, non solo quelle comunali, purtroppo quelle comunali sono tante, ma abbiamo il problema della viabilità principale che sarebbe la provinciale, sia che si collega verso l'Ascoli, cioè il Piceno, sia che va verso Teramo, io non la chiamerei strada ma la chiamerei una mulattiera. Quindi chiedete soprattutto alle istituzioni di non abbandonarvi? A questo lo chiediamo tutti i giorni, abbiamo fatto parecchi incontri con le province, abbiamo avuto pure qualche un po' di contatti un po' pesanti, però non è con un attacco alla provincia oppure fa delle manifestazioni pesanti contro la persona, il presidente, è soltanto una questione per ottenere un occhio di riguardo, un'attenzione a questo territorio che per farla vivere, oppure se non ci crediamo più nessuno l'abbandoniamo e la lasciamo a se stessa. Anna Maria Tacconelli, presidente della banda cittadina Marcuzzo, un'iniziativa importante perché questa è anche per rilanciare il territorio, ma soprattutto far conoscere i personaggi che ci sono. Allora, questa banda è nata 10 anni fa, noi organizziamo dei concerti, organizziamo anche le feste per i paesi, delle frazioni. Questa banda si chiama Marcuzzo perché siamo ai confini. Un evento volto a pubblicizzare il più possibile un territorio che purtroppo negli anni ha subito... Sì. Abbiamo subito pure il sisma, ecco, l'anno scorso ci siamo pure fermati perché per il sisma. Una situazione delicata, bisogna riportare soprattutto i giovani a vivere questo paese. Sì, speriamo di riportarla come era prima. Con il vice sindaco del comune di Valle Castellana, Luca Aragonici, sono eventi importanti perché permettono di rilanciare e soprattutto far conoscere un intero territorio. Sì, ringraziamo innanzitutto la Regione Abruzzo per quello che sta facendo per noi in questo momento, dopo tutto quello che abbiamo passato con terremoto, neve, alluvioni varie, quindi dopo tutti i problemi finalmente si torna un po' a vivere, insomma, ecco. Eventi che servono per
riportare le persone a Valle Castellana, visto e considerato, come giustamente diceva lei, ha subito in questi anni veramente di tutto. Sì, perché praticamente qui siamo rimasti veramente in pochi, stiamo lavorando molto per far tornare le persone a casa, perché abbiamo purtroppo tantissime inagibilità, tantissime, stiamo lavorando tanto. Adesso dalla prossima settimana inizieranno i lavori per le SAE e insomma speriamo che vada bene, che qualcuno torni da noi. State lavorando anche per la banda larga, ma soprattutto il problema unico è quello della viabilità, perché il collegamento con Teramo da tanti anni soffre della mancata manutenzione. Mancata manutenzione sì, praticamente è nulla, è zero. Ma non tanto con Teramo, ma anche con Ascoli e con le frazioni che abbiamo, con le principali frazioni che è Pietralta, Macchia da Sole, che sono diventate praticamente quasi impercorribili. Queste strade assurde, non c'è protezione, non c'è nulla, senza fondo, con delle buche enormi e niente, praticamente è un disastro, un disastro. Un disastro dovuto anche al fatto che il Comune Valle Castellana ha un territorio molto ampio e sono oltre 40 le frazioni. Sono oltre 40 frazioni, abbiamo tantissimi cimiteri, tantissime chiese, quasi tutte inagibili, adesso qualcuno stanno riaprendo. E niente, insomma, ecco, lavoriamo tanto per questa strada, soprattutto per avere una viabilità almeno decente. Voi vi siete insediati da poco, state lavorando anche per recuperare l'unica chiesa presente a Valle Castellana che era quasi pronta dopo il tragico evento del 2009, però adesso siamo punto a capo. Sì, mancavano pochissimi lavori e invece con il terremoto di agosto del 2016 purtroppo siamo tornati da capo e adesso sembra che per luglio-agosto la chiesa torni agibile. Un modo per portare per far tornare a casa tante persone, si lavorerà per le casette in modo tale che possiamo dire il 2019 sarà un anno importante per il comune. Ma speriamo prima del 2019, perché a noi ci hanno garantito che comunque per fine agosto avremo le casette. Vive la vita al pari di una talpa e Valle castigata senza colpa. E nessun uomo darsene alla palpa, all'infuor dell'esattore, col suo torrido fattore. Con Pier Giorgio Cini, un attore che ha il compito in questa giornata di ricordare un personaggio di Valle Castellana che è Don Felice Lattanzi. Sì, che era in realtà il parroco di questo paese. Si dilettava in poesia e sinceramente testi poetici anche di notevole levatura. Amava queste terre a tal punto che si era anche inventato un personaggio mitologico, una vallina, che incarnava proprio con la sua fisicità la bellezza di questi luoghi. E tramite vallina, Don Felice Lattanzi ha raccontato le bellezze, ma anche la durezza della vita di questi luoghi. E certi versi in questo contesto acquisiscono un'altezza significativa. E direi che attraverso cose come queste un territorio come Valle Castellana può farsi conoscere meglio e può essere un elemento ulteriore di attrattiva per chi non conosce questi luoghi e vuole avvicinarsi ad essi. L'amore confina a nord con l'amore, a sud con l'amore, ad est con l'odio e ad ovest si muove. Succede poco, nelle città dove succede troppo, in fondo al mare dove succede tutto, in fondo al cuore dove non succede niente. Siamo in compagnia con lo special guest di questa serata, Alessio Bonomo, che è qui per presentare anche il suo nuovo lavoro. Eh sì, siamo qui per un concerto e per presentare questo nuovo disco che si chiama La musica non esiste, un disco prodotto da Fausto Mesolella, mi piace sempre ricordarlo perché
questa prima serie di concerti che stiamo facendo di presentazione del disco sono anche un omaggio a lui che ci ha lasciato proprio mentre stavamo finendo il disco, un artista incredibile, un poeta della chitarra che mi fa piacere raccontare in giro e poi soprattutto in posti come questo, cioè Valle Castellana, un posto dove ultimamente si sta attraversando un periodo difficile per tutto quello che è successo. Ed è secondo me molto bello portare la musica, la cultura in questi luoghi dove secondo me ce n'è più bisogno che nelle grandi città. La musica come mezzo per far tornare le persone a vivere questi posti? Sì, si spera che la musica possa aiutare a far tornare le persone, almeno a dare un contributo, perché non credo che abbia tutto questo potere. Però secondo me gli artisti, i musicisti, persone che si occupano appunto di forme d'arte, questo è un altro modo per nutrire una popolazione che sta attraversando un momento non facile. Il Festival Abruzzo dal Vivo ha proprio questo obiettivo, quello di riportare le persone dove purtroppo hanno vissuto in prima persona il dramma del terremoto. Sono queste le iniziative che servono, soprattutto nel periodo estivo, a trascinare, a far tornare le persone, ma soprattutto a far conoscere le problematiche che un comune ha? Sì, sono d'accordo. Come dicevo prima, secondo me per uno che fa musica ha molto più senso venire a suonare in queste realtà che stare nei posti dove ci sono 100 concerti a sera e le persone sono quasi assuefatte. Anche il modo di recepire le cose in questi luoghi sembra più forte. E quindi sono molto contento di far parte di questo festival. Passiamo adesso un po' alla sua musica. Che genere è, soprattutto per chi non la conosce? Per me è sempre difficile definirla, però diciamo se proprio si vuole scegliere un nome, un'etichetta, diciamo che siamo nel campo della canzone d'autore. Cioè le mie sono canzoni dove i testi sono importanti, però poi descrivere la musica esattamente è una cosa che io preferisco sempre non fare, invito ad ascoltare, perché poi è solo dall'ascolto che si capisce davvero una persona chi è e cosa fa. Questo disco è un disco al quale sono molto legato, che viene dopo 4 anni dal disco precedente ed è stato vissuto da me e Fausto Mesolella, che l'ha prodotto nel suo studio, come un viaggio fatto di fotogrammi, cioè ogni canzone è un fotogramma, un quadro, che poi ci siamo accorti che messi uno dietro l'altro sono quasi collegati da un filo rosso che glielo dà il suono, i testi delle canzoni, e quindi è un disco che sta ricevendo anche bellissime critiche, quindi sono molto contento di portarlo in giro il più possibile, farlo ascoltare agli altri. Dopo Valle Castellana, quali saranno le prossime tappe? Allora, c'è un mini tour proprio in Abruzzo, quindi saremo a Tagliacozzo il 15 giugno e a Barete il 16 giugno. In quell'occasione con me sul palco ci sarà anche Alessandro Haber, che sarà un ospite speciale delle 2 serate. E con Haber anche c'è una collaborazione che è nata da tempo. Con lui abbiamo registrato un disco dove io ho scritto i testi e le musiche e lui era interprete. Così come abbiamo fatto altri concerti a Napoli e Roma, dove sono stati ospiti del concerto Daniele Sepe e Raiz a Napoli, Tosca, Donati e Giovanna Famulari sono venuti a Roma. E quindi diciamo ogni concerto spesso ha un ospite d'eccezione anche legato alla figura di Fausto, e quindi è una specie di concept che per questo primo giro di concerti stiamo portando in giro. E poi ci sono altre date che stiamo chiudendo e che però verranno rese pubbliche appena sono confermate, magari sul mio Facebook se qualcuno è curioso e vuole andarle a cercare. Arado luz e se chiudo e chiudo e vo a non cerni a
avanti, a dovure s'arrosa. Ara ombre le Jesus, u jure chio e fa così. Con manuzzi che è fantasia pura l'amore. E ti ricordo e che stavi e non mi trovo e condanno e avvi tra me. Buonasera, benvenuti a un altro degli incontri sulla scena di ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, questa sera con un focus speciale sulle residenze artistiche di Zone Libre e in particolare sulla sugli esiti della residenza alla Fondazione Zimei di Montesilvano. Siamo qui con Carol Gooden, artista di fama internazionale, e Massimiliano Scuderi, direttore artistico della Fondazione Zimei e co-curatore della mostra insieme ad Harold Berg. Partiamo con una domanda che però questa volta non farò io, perché la nostra Carol parla inglese, mi aiuterà Massimiliano, che è molto più abile di me con l'inglese, e chiederà innanzitutto qualcosa appunto su food, che è uno dei focus di questa mostra. Per questa mostra presso la Fondazione Zimei, intitolata Unfake Connections, io chiedo a Carol Gooden, why food? Perché food? First, we were a community of artists that lived in Soho. Tutto nasce perché nei primi anni 70 a Soho c'era una comunità di artisti di cui facevo parte anch'io. C'erano i loft abitati dagli artisti, una zona manifatturiera un po' in difficoltà in quel periodo, ma non c'era nessun posto dove mangiare. Per questo motivo, insieme ad altri artisti, decisi di organizzare un party sul food, dove si potessero mangiare, per esempio, anche i fiori. Quella iniziativa fu talmente tanto importante e piacque così tanto a tutti che Gordon Matta-Clark mi suggerì di aprire un ristorante. Colsi al balzo la proposta e decisi quindi di aprire Food. And so I said, well, if you will do it with me, I will start a restaurant. So Food Fiscal Family Fiscal Facts è un documento che venne prodotto alla fine del primo anno di attività del ristorante Food, dove appunto ci sono elencati, oltre a tutti i partecipanti, sono stati tutti grandissimi e sono tuttora dei grandissimi artisti come Philip Glass, Bob Rauschenberg, Tina Girard, Gordon Matta-Clark e via dicendo. Oltre a questo c'è l'elenco di tutti gli aspetti che hanno determinato poi la costruzione di un ristorante, di un luogo speciale, quindi da appunto 99 dita tagliate per affettare la cipolla fino ai 17.760 yard di spaghetti cotti, fino ad alcuni aspetti anche legati a 4.081 polli morti, uccisi, sacrificati appunto per la causa del ristorante Food. Carol, vorrei sapere la qualità delle relazioni che c'erano tra te, Trisha Brown e ovviamente Gordon Matta-Clark. When I first got to New York
Quando sono arrivata a New York, volevo fare alcuni esercizi e un'amica mi consigliò di incontrare Trisha Brown. Feci un paio di corsi con lei e a lei piacque molto come io mi muovevo, e quando decise di fondare la Trisha Brown Dance Company mi chiese di essere una delle danzatrici della compagnia. Bisogna dire che nello stesso periodo c'era uno spazio molto importante che era al 112 di Green Street, che era uno spazio gestito da Jeffrey Lou, che era un artista. Lui prese in affitto il primo piano di questo palazzo. Poi andò a bussare alla porta di tutti gli artisti, dicendo loro di fare in quello spazio tutto ciò che volessero. E Gordon fu uno degli artisti più attivi in Green Street. Produsse lì alcuni dei lavori più interessanti e lo conobbi in questo contesto. Ricordo la prima volta che parlammo, lui era molto nervoso, fumava una sigaretta dopo l'altra e non era un fumatore perché era attratto da me. Dopo questa chiacchierata ci fu il party di food e da allora non ci siamo mai più lasciati. Eravamo una grande famiglia. Una grande famiglia di artisti. Also, he danced with Trisha as well. It was a big family, a big artistic family. Un'altra domanda vorrei sapere come ti sei trovata qui in residenza presso la Fondazione Zimei di Montesilvano Colle. First of all, I was struck by prima di tutto, quando sono arrivata, la cosa che mi ha colpito maggiormente è stata la qualità dello spazio incredibile della fondazione. Dopodiché, credo che sia la mostra meglio allestita su Gordon Matta Clark, ricca di dettagli inediti che restituiscono il senso di questo progetto. Mi sento molto bene a Pescara, che è una cittadina a misura d'uomo, che ha il mare e un'atmosfera molto rilassante. Mi sono trovata molto bene. Riguardo a Harold Berg, voglio sottolineare l'importanza di quanto ha collezionato negli anni e messo insieme. Ed è straordinario ciò che siamo riusciti a costruire grazie alla sua collezione meravigliosa delle opere di Gordon Matta Clark e Trisha Brown. Harold Berg è co-curatore della mostra Unfake Connection. Quindi la prima domanda è sicuramente: in che senso Unfake Connections? Relationships were very important to Gordon. Le relazioni sono importanti e per Gordon Matta Clark le relazioni erano fondamentali, e quindi il titolo della mostra esplicita esattamente la volontà di far comprendere, di mettere in evidenza quali fossero le relazioni tra Gordon Matta Clark, Trisha Brown e Carol Gooden e quanto fossero importanti poi per loro. Trisha Brown Dance Company with other writers and filmmakers. Qual è stata la tua prima esperienza legata a food? In pratica a 13 anni, grazie a una zia che abitava a New York, entrai dentro questo ristorante con questa atmosfera informale, creativa, che era appunto food. Ma a quei tempi non riuscii a capire l'importanza di quel luogo. A distanza di 30 anni, aprendo in aereo un giornale, compresi l'importanza di Carol Gooden, di Gordon Matta Clark e di food, ovviamente, e quindi ricollegai a quell'esperienza che avevo avuto da ragazzo grazie a questa zia amante dell'arte. I would like to say that, la cosa che voglio sottolineare è l'importanza che ha avuto l'Italia per Gordon Matta Clark, in quanto lui produsse due lavori a Milano e uno a Genova. E il fatto di riportare in Italia Gordon Matta Clark ritengo sia una cosa molto importante. Come ai tempi
lo rappresentò una cosa importante, il fatto di lavorare in Italia, di produrre quei lavori in Italia. After researching a lot of his work, food was extremely important. E così come food, dopo anni di ricerche su food, ho compreso quanto fondamentale fu per la vita di Gordon MacTaglark l'esperienza di food e l'incontro con Carol Gooden. Massimiliano, è nata proprio da poco questa unione e comunione di intenti con ACS Abruzzo Circuito Spettacolo per questo progetto Zone Libre, un progetto di residenze, insomma, piuttosto ambizioso. Un'occasione fortunata, devo dire, un incontro importantissimo, quello tra la Fondazione Zimei e l'ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, in quanto da tempo coltivavamo reciprocamente la voglia, la volontà di ampliare l'ambito di ricerca, spaziando dall'arte visiva ad altri linguaggi della contemporaneità, quali appunto la danza contemporanea, ma anche la musica contemporanea e tutte le forme di espressione che esistono oggi. E quindi grazie proprio alla convenzione siglata tra le due istituzioni abbiamo partecipato a questo progetto, che è realizzato con fondi della regione Abruzzo insieme al MIBACT. E questo anche grazie, diciamo, alla collaborazione con gruppi di produzione di danza quali Emotion, con i quali già abbiamo collaborato in passato per progetti sempre internazionali con artisti internazionali. Quindi questo progetto di residenze è un progetto speciale per noi, perché ci apre ai nuovi linguaggi, quindi alle nuove possibilità sia di ricerca per gli artisti che verranno qui a produrre e troveranno in questa casa, perché la Fondazione Zimei sostanzialmente continua ad avere questa caratteristica di casa aperta ai linguaggi, di casa aperta ai talenti internazionali. E poi penso per l'ACS Abruzzo Circuito Spettacolo avere la possibilità appunto di ampliare l'offerta per le residenze artistiche, anche utilizzando degli spazi che nascono invece vocati per altri linguaggi. Ma siccome, come diceva una sociologa francese molto importante, l'arte contemporanea in sostanza è un linguaggio, non è un periodo della storia dell'arte, ma è un linguaggio complesso fatto di tanti linguaggi all'interno, per questo motivo abbiamo colto la palla al balzo e abbiamo unito le forze in questo progetto che appunto si chiama Zone Libre. Allora, grazie a Carol, grazie a Harold, grazie a Massimiliano. Faceva questi movimenti normali nell'aria, eccetera, o l'arco, e dicendo, e lei però era dietro, invece, su un'altra macchina in movimento, che faceva le foto a questa performance spontanea. Spontanea, sì. Esatto. Tutto questo era ovviamente spontaneo, cioè improvvisato. Thank you very much.